Daniele, partiamo tornando a Torino, dove l'Empoli ha ottenuto un'altra bella vittoria, altri tre punti fondamentali, una vittoria figlia di tanti fattori, ma secondo me il principale in questo momento è la serenità, ed è questa una situazione che, se ce la portiamo avanti, potrà darci molti benefici. Sì, è vero, siamo stati bravi e in alcuni frangenti anche fortunati, però siamo rimasti sempre in partita con la testa sulle spalle e sappiamo in questo momento che noi il gol lo possiamo trovare da un momento all'altro, quindi se rimaniamo sempre in partita abbiamo la possibilità di vincere in qualsiasi campo, poi vincere aiuta a vincere e quindi speriamo di continuare il più possibile. Delle tante belle cose di Torino, sicuramente una è stata la prestazione di Daniele Croce. Sei entrato nel secondo tempo, hai cambiato un po' l'inerzia che c'era a centrocampo, una gara difficile onestamente perché il Toro non ha giocato una brutta partita. Sinonimo, Daniele, che stai tornando sui tuoi livelli, che stai fisicamente bene, che insomma ormai sei tornato, non voglio dire al 100%, ma siamo vicini se non ci siamo. Sì, no, mi fa piacere, perché poi giocare contro il Torino non è mai facile, perché è una squadra che ti aspetta molto bassa e che ti marca uomo quasi a tutto campo, quindi è difficile trovare spazi. Io inizio a star bene, quindi sono contento, perché sono stato fuori a lungo e quindi sapevo di dover far fatica all'inizio quando sarei rientrato, però fisicamente sto abbastanza bene, quindi sono contento. Senza nulla togliere a Marcel Buchel, che sta facendo veramente un'ottima stagione, credo che insomma adesso ci sia anche la voglia da parte tua, no, di tornare tra gli 11 dal primo minuto, che comunque ha sempre il suo perché. Sì, vabbè, quella penso ci sia da parte di qualsiasi giocatore che faccia questo mestiere, quindi non vorrei creare un dualismo ora. Ci mancherebbe, non è questa l'intenzione. Neanche con altri. La cosa buona di quest'anno è che siamo un gruppo, una rosa molto, molto ampia, e abbiamo tanti giocatori che può mancare chiunque, l'assenza non si nota in campo. Poi Buchel penso che fino adesso ha fatto molto bene, quindi è giusto che stia giocando lui, che sta facendo ancora bene, e come ho detto prima sono mancati quasi in tanti quest'anno dall'inizio anche giocatori molto importanti come Saponara, Tonelli, tantissimi, e chiunque ha giocato ha fatto vedere che ci può stare alla grande, quindi questo è stato un fattore che ci ha portato tanti punti e secondo me continuerà a portarci da qui alla fine del campionato. Senti, Daniele, l'Empoli gira a 30 punti questo girone d'andata, tu sei arrivato ormai 4 anni fa, nell'anno che noi definiamo un po' l'anno X, l'anno della rifondazione dopo il playout, no? Quando iniziava questo cammino, questa salita che non sapevamo nemmeno dove ci avrebbe portato. Te lo saresti mai immaginato di essere al secondo anno di Serie A, girare a 30 punti e guardarsi alle spalle, vedere Milan, Lazio, Sampdoria? Assolutamente no, perché sono arrivato che eravamo in una situazione un po' difficile, un po' tutti. Io venivo dalla Serie C, l'Empoli veniva da una salvezza all'ultimo secondo e si è fatto una partenza di campionato, io con un infortunio, l'Empoli con tante sconfitte, eravamo all'ultima posizione in classifica. A riguardarsi indietro c'è solo che essere contenti e soprattutto orgogliosi, perché ce lo siamo creati tutto noi, e quindi essere lì ora è un motivo di grande orgoglio e deve far sì che ci deve dare quello stimolo in più per cercare di continuare a stupire ancora. Senti, la domanda te la devo fare, invito te e chi ci vede, ci ascolta, a fare i peggiori scongiuri, però la domanda è questa: tu sei arrivato, l'abbiamo detto mille volte, in Serie A tardi, no? Raccogliendo tardi tutto quello che tu hai fatto per strada, abbiamo ormai decantato mille volte quello che è successo. Che significato avrebbe per te poter giocare qualche ora in Europa? Magari un po' più di qualche ora? Beh, sarebbe un altro sogno che si andrebbe a realizzare, quindi sarebbe un'altra pagina bellissima di un libro che in questi 4 anni è favoloso. Per me mi ha dato delle gioie che in 10 anni di carriera non ho mai avuto e le sto realizzando tutte adesso, quindi sarebbe qualcosa di speciale, però ora mancano ancora così tante partite che parlare di Europa si rischierebbe solo di concentrarsi anche. Concentrarsi, sì,
e non rimanere con i piedi per terra, che è stato un fattore che ci ha portato ad essere ora dove siamo. Senti, per chiudere, domenica si va a Verona contro il Chievo, una sfida che sicuramente d'agosto tutti avrebbero indicato come sfida salvezza, insomma in due facciamo una roba come 56 punti. Sì, sono due belle realtà di questo campionato. Anche il Chievo, come noi, ha dimostrato che con l'organizzazione, con le idee, con la voglia, si può raggiungere risultati che all'inizio nessuno avrebbe pronosticato. Quindi sarà una bella partita, e non sarà quello scontro salvezza che si aspettava a inizio campionato, ma una partita bella e importante.